Il simbolo che indosso sul mio petto significa speranza. Non sempre ho avuto il coraggio di mostrarmi come sono davvero e volare nel cielo. Da ragazzino, quando vivevo a Smallville, mi sentivo solo. Gli altri bambini temevano la mia diversità. Desideravo correre veloce e lontano dai loro sguardi indiscreti e le loro parole affilate. Anche senza il superudito, non mi sarebbero sfuggiti i loro commenti di odio. Io sono sceso nelle fognature al buio per salvare il mio fratellino. Ho guidato i miei amici per sconfiggere It. Ma sapete come venivamo chiamati a scuola? I perdenti. In un certo senso vado fiero di questo titolo. In fondo sono soltanto un ragazzino un po' strano e balbuziente. Però quando i miei incubi non sono incentrati sulla morte di George, Henry Powers con il suo coltellino a popolarli. A 17 anni ho tagliato la testa di Nagini, sconfiggendo definitivamente Voldemort. Ho dimostrato il coraggio di un vero Grifondoro. A 11 anni ero timido e grassoccio, un po' spaventato dalla vita e di certo terrorizzato dal professor Piton. Sono subito finito nel mirino di Malfoy e dei suoi scagnozzi. Mi hanno quasi convinto di non essere all'altezza della casata a cui appartengo. Sono l'uomo più veloce del mondo. La scienza che ho sempre amato un giorno mi ha dato questi poteri. Alle scuole medie risultavo strano agli occhi degli altri ragazzini. Non avevo amici e mi chiudevo per interi pomeriggi nel garage a fare esperimenti. Ho capito di non poter affrontare quei ragazzi grandi il doppio di me e così ho iniziato a scappare di corsa da loro. Ma quando mi inseguivano per strada non ero abbastanza veloce. Passo la maggior parte del mio tempo circondata dai miei personaggi. Li dispongo sugli scaffali, li spolvero e ne creo degli altri dipingendoli a mano. A volte cerco anche di dar loro una voce. Sono i migliori amici che abbia mai avuto. Le persone, i ragazzi e le ragazze della mia età, dicono che sono strana. Le espressioni degli altri mi hanno fatta sentire ridicola per tanti anni. Adesso però voglio cambiare. Me lo hanno insegnato i miei amici. E ora che la ragazza solitaria spicchi il volo come Supergirl. Quindi sto per uscire dalla mia cameretta. Chiederò aiuto e sarò felice, portandomi sempre nel cuore coloro che mi hanno offerto il loro supporto per primo.